Eccellenza, lei ha un particolare affetto, legame all'abbazia di Concerviano, legami familiari, affetti, ricordi. Cosa la lega appunto così tanto a questa bella abbazia? Ma innanzitutto, sì, come giustamente veniva detto, ci sono i legami familiari, la storia, perché fino agli inizi degli anni 50, siamo stati lassù subito dopo la guerra al comune di Concerviano e quindi il paese di Pratoianni, e l'abbazia allora aveva ancora una sua funzionalità, tanto che i salesiani da Roma, dalle catacombe di San Callisto, l'avevano presa per la residenza estiva, venivano per i ragazzi a tenere su quelle che si chiamavano allora le colonie. E poi perché un legame particolarissimo, visto che la chiesa era ancora in piena funzionalità e molto bella, con un'abside affrescato, con delle cappelle che erano di pavimento cosmadesco, eccetera. E mio papà e mia mamma lì hanno contratto matrimonio e quindi c'è un ricordo ancestrale, chiamiamolo così, e familiare, che non può essere dimenticato. Ma le vicende di quel luogo sono poi diventate diversissime. Era all'inizio della diocesi di Sabina e Poggio Mirteto, poi la diocesi di Rieti, poi vicende diverse. Attualmente la proprietà dello stabile è del comune di Concerviano. Evidentemente, e quando uno ripensa alla storia, senza voler qui ritessere tutto il cammino di un complesso così articolato, i ricordi sono tanti e anche le provocazioni che vengono per il nostro oggi, perché la memoria è sempre fonte di futuro. Noi pensiamo al passato, ma evidentemente tendiamo a guardare innanzi. Ora, la realtà reatina, il territorio, è ricca di perle preziosissime, di carattere culturale, di carattere religioso, di carattere anche ambientale, paesaggistico. A me pare che questo spazio, quello dell'abbazia di San Salvatore Maggiore, sia una perla che, a parte, ecco, l'attivismo del sindaco attuale di Concerviano, ma anche molte associazioni, persone singole e visitatori tendono a riprenderne il significato storico da un lato, ma anche ad aprire delle prospettive di futuro.